Buongiorno e buon lunedì, inizia una nuova settimana. Io ormai ho la sensazione di non fare altro nella vita se non lavorare alla ristrutturazione di questa casa, ma questa settimana fortunatamente ho anche delle altre cose programmate, quindi una piccola pausa ogni tanto me la prenderò. Oggi siamo quasi addirittura d'arrivo, stiamo finendo di spaccare quello che c'è da spaccare, perché quando pensavo di aver finito di spaccare, mio padre se ne è inventate delle altre cose e io avevo mentito a questo punto alla vicina, perché le avevo detto sabato: guardi che oggi è l'ultimo giorno in cui facciamo tanto rumore. Invece no, tocca anche questo lunedì, ma si spera che oggi sarà l'ultimo giorno, dopodiché cominceremo a costruire. E oggi il mio compito è quello di assistere gli operai e coprire il copribile. Quindi devo coprire tutte le prese nuove, perché per fare più veloce e per riuscire a portarci avanti abbiamo già sistemato l'impianto elettrico, quindi abbiamo già anche attaccato buona parte delle prese degli interruttori, ma questo comporta che rischiano di sporcarsi e quindi adesso farò questo lavoretto qua. Poi devo cominciare a coprire le cornici delle porte. Non sono più convinta di verniciare le porte, perlomeno non sono più convinta di quel colore là, quindi forse ho mezzo rovinato una cornice della mia camera, tra l'altro, ma vabbè, si sistema, niente di grave, cominciamo a lavorare. Questa potrebbe essere benissimo la giornata perfetta, a parte come è cominciata, motivo per cui potrei avere una faccia che tradisce un po' il mio stato d'animo, però quando tocchi il fondo già al mattino può solo migliorare, e così è stato. Ho fatto la lezione di recitazione stamattina, dopodiché mi sono fermata in teatro, ho fatto le prove per lo spettacolo. Tra l'altro lo spettacolo sarà il 22 e 23 maggio. Se siete interessati a partecipare, scrivetemi nei commenti e vi lascerò tutti i dettagli. Dopo le prove mi sono fermata ulteriormente in teatro per prepararmi per la lezione di stasera e sto passando il pomeriggio nel terrazzo del teatro. C'è un sole splendido, sembra quasi estate oggi, al punto che mi sono anche abbioccata qua sul divanetto perché sono veramente stanca. E una giornata così dedicata interamente all'arte e a me stessa ci voleva. Voglio farvi vedere l'outfit, che è uno dei miei soliti preferiti, però sicuramente diverso dai miei soliti delle ultime settimane, che sono le divise da lavoro. Sto appunto indossando un outfit all black con una magliettina girocollo, un paio di pantaloncini gonna, collan e i miei mocassini Geox. Sono qua e sto studiando i copioni per stasera. Forse state sentendo un po' di rumori della strada, ma è così, sono fuori, sono felice e sarò qui fino alle 10 di stasera, e questa è una cosa che mi rende super felice. Oggi il make up è quasi assente e mi piace il mood. A dopo. Altro giorno, altro aggiornamento per voi. Oggi è il 1° maggio e ovviamente, se sei un moldavo che si rispetta, lavori. E noi ovviamente abbiamo lavorato, abbiamo fatto dei lavori che non hanno disturbato troppo i vicini e ci siamo portati avanti, e vi devo aggiornare su un sacco di cose. Abbiamo un impianto elettrico dignitoso
che è quasi finito, mancano giusto un paio di cosine, però ci siamo. È tutto bello nuovo. Non so perché, ma queste cose mi danno un sacco di soddisfazione, forse perché mi ricordano l'infanzia, perché quando ero piccola mio papà ha costruito la villetta, la nostra villetta in Moldavia, e io ne ero affascinata di guardare i lavori, ero tipo una sorta di vecchietto in cantiere, più o meno così. Comunque, come siamo messi? La situazione è questa: siamo in cucina, la cucina ha dei muri sistemati. Ve li ricordate che erano tutti nudi? Adesso sono rivestiti. Ci sono ancora un po' di cose da aggiustare, ma ci siamo quasi. Abbiamo intanto anche delle prese e abbiamo anche l'impostazione per la parte idraulica, per il lavabo e per la caldaia. Abbiamo delle nuove prese e interruttori. Questo servirà per accendere la luce qua nel salottino, e laggiù abbiamo un'altra presa più un altro interruttore pulsante, perché abbiamo deciso di mettere il motorino alle tapparelle della cucina e quelle del bagno, di modo da tirarle su con il pulsantino anziché con la corda, quindi anziché col lavoro manuale. Ora il salottino, l'arco è finito, pronto, ovviamente anche lui da rivestire, però intanto abbiamo un arco, la soddisfazione che mi dà a vedere questi angoli così dritti e precisi, non le immaginate. Non so neanche come esprimerla. Oh no, oh no, oh no, qua mi hanno tolto un angolo, ma dove l'hanno messo? Dove l'hanno messo? Ah sì, me l'hanno messa insieme a tutta l'altra legna, bene, bravi. Sto accumulando pezzi di porte, coprifili, angoletti da tutte le stanze, perché man mano che sto preparando le porte per verniciarle, tiro via i pezzi che vengono via facilmente, di modo da lavorare più agilmente. Il bagno, ragazzi, il bagno. Vediamolo. Anche il bagno ha subito una vera trasformazione, è stato predisposto l'impianto idraulico e piano piano sta prendendo forma quello che state vedendo. Probabilmente, se avete visto il video del tour, vi manderà in confusione, perché è giusto così. Ho cambiato qualche idea, che però non voglio spoilerarvi. Qua abbiamo già una nuova cassetta WC. E chi è del mestiere capirà cosa c'è poi accanto, cosa sta succedendo su quest'altro muro. Ma appunto non voglio spoilerarvi troppo, anche perché nel video precedente ero abbastanza convinta di quello che volevo fare del bagno. Avevo addirittura passato un'intera giornata a progettarlo, dopodiché ho dovuto cambiare quasi completamente il mio progetto e le mie idee, perché ovviamente poi con il professionista e i suoi suggerimenti e le esigenze tecniche, quelle che magari ignoravo, ho dovuto rivedere le mie idee, e vi dirò, sono molto più felice del progetto che stiamo seguendo adesso piuttosto che quello che avevo creato io, perché inizialmente pensavo di dovermi limitare in alcune cose. Invece, per una volta, l'idraulico, il professionista che si sta occupando di tutta questa parte, mi ha detto che in realtà potevo dare libero sfogo alla mia creatività. Quindi insieme abbiamo sistemato un po' il progetto per renderlo più funzionale, ancora più bello, ancora più esteticamente piacevole. E penso che il bagno sarà una delle cose di cui andrò più fiera tra tutte. Questa è la stanza più pronta in questo momento, è la stanza di mia sorella, e presto cominceremo a verniciare. Poi c'è anche la mia stanza.
è quasi pronta anche questa, però qui manca ancora qualche attacco della luce perché ovviamente ho dovuto spostare un po' una presa e aggiungere gli interruttori sul lato dove sarà appoggiato il letto perché mancavano, perché probabilmente questo, non probabilmente, sicuramente questo era usato come salotto e quindi mancavano gli interruttori vicino al letto. Per cui li ho fatti aggiungere perché noi avremo due stanze da letto, col fatto che abbiamo allargato la cucina più salottino, abbiamo cambiato un po' l'idea e l'abbiamo riportata un po' la casa allo stato iniziale, anche se non era proprio questo il progetto zero, però è molto più simile a come era stata pensata in origine, piuttosto che come l'avevano resa i proprietari precedenti. Siamo a buon punto, a parte le poche modifiche che dobbiamo fare, sento che forse settimana prossima ci saranno degli aggiornamenti veramente importanti, prima di quello che pensavo, e il trasloco si sta avvicinando sempre di più. Pensavo appunto di cominciare a preparare le scatole del trasloco e voi mi direte: è ancora tutto ridotto allo scheletro? È vero, ma voi non sapete che tra una settimana e mezzo partirò per una trasferta. Dopodiché, tornata da quella trasferta, starò a casa una settimanella, 10 giorni, e poi tutto giugno praticamente, a parte un paio di piccole pause, sarò in giro. E quindi se non comincio a fare adesso qualche cosa per portarmi avanti, mi ritroverò a fare tutto questo a luglio e vorrei portarmi avanti un minimo, per cui mi sa che domani comincio a fare questo lavoro qua. Prima ho rischiato di distruggere la macchina fotografica perché stavo cercando di fare un reel e l'ho fatta volare. Spero non si sia rovinata perché potrei sentirmi male. E poi prometto che settimana prossima vado ad accorciarmi la frangia perché non è più gestibile. Mi piace questa lunghezza, però veramente continuo ad andarmi negli occhi e non è funzionale. Basta. È tutto per oggi. Adesso devo fare un'attività molto divertente, che è quella di togliere il silicone ingiallito dalle finestre. Ho l'attrezzo. L'attrezzo è questo qua. Funziona, però questo silicone qua è un po' duro ad andarsene via. È molto vecchio e molto giallo e in più in un punto difficilmente raggiungibile con questo attrezzo qua, perché con questa punta qua tocca il muro e rischio di rovinarlo, e qua è graffia, cioè non riesco a usarlo, quindi non so come fare, però l'ho già tolto lassù e l'ho tolto nella parte sopra anche nella stanza di Olivia. Manca poi la mia stanza, solo la parte sopra e bagno salottino. Oh, in realtà ho 3 finestre più questo lato della cucina. Devo darmi da fare, se no si fa tardi. È tutto per oggi.